Il rituale nacque nei primi mesi del 2015, ma non è diventato abbastanza famoso per essere allo stesso livello di Bloody Mary, il gioco della sigaretta e tutti quelli che probabilmente già saprai. Il rituale, come tutti dovrebbero sapere, deve essere fatto durante la notte. Vai all'ultima stanza della tua casa, deve essere l'ultima. Cerca una sedia bianca, altrimenti non funzionerà. E assicurati di chiudere tutte le finestre della stanza e cerca una torcia elettrica. Bloccati nella camera selezionata e metti la sedia nel mezzo di essa. Accendi la torcia e mettila sulla sedia, con attenzione in modo che non cada. Quindi mettiti davanti alla sedia e rimani lì per un po'. Spero che tu abbia un sacco di coraggio per quello che viene dopo. Comincerai a vedere che la torcia si muove sulla sedia, fino a quando finalmente non cadrà a terra. Quando questo accade, fai un passo indietro e stai di fronte al muro, e sentirai qualcuno che inizia a muoversi sulla sedia, come se cercasse di accomodarsi. Devi restare immobile, costi quel che costi, anche quando i suoni si fermeranno. Si sente che qualcuno comincia ad attraversare la tua camera, toccando i mobili, fissando le finestre, camminando. Quello che hai fatto è stato portare al mondo uno spirito di un'altra realtà, guidato dall'oggetto che hai messo in mezzo alla stanza, la torcia. Lo spettro si metterà dietro di te e inizierà a guardarti, ma non devi muoverti. Starà a guardarti ad una distanza ravvicinata, sentirai il suo fiato sul collo. Ora quello che devi fare è camminare avanti e ottenere la torcia. Ma ricordi quando lo spettro ha iniziato a fissare la tua camera e ha cominciato a toccare i mobili? Lo spettro stava cercando un posto per nascondere la torcia. Tutto quello che devi fare è andare verso il muro e guardare tra i mobili e le finestre, cercando la torcia elettrica. Se la si trova, è necessario rimetterla sulla sedia, cercando di guardare il muro il più a lungo possibile. Se ci riesci, rimettiti a guardare il muro. È necessario completare il rituale prima che sia troppo tardi. Devi aprire la porta della stanza e rapidamente accendere la luce. Rimetti la sedia dov'era e lascia la porta aperta e luce accesa per almeno 1 o 2 ore. Se hai fatto tutto questo bene, complimenti, hai completato il rituale. Lo spirito che hai invocato è una persona che, in una stanza buia, su una sedia bianca, si suicidò. La torcia che hai messo in mezzo alla stanza, come ho detto prima, illumina per lui una strada per uscire dall'aldilà per un po'.